E amici sportivi del Mala, appassionati di rugby, che dire, questa giornata qua del Sei Nazioni, sia femminile sia maschile, non è andata benissimo, Purtroppo non è andata veramente bene, purtroppo. Ahimè, due sconfitte molto, molto pesanti. Per quanto riguarda l'Ital femminile, vabbè, un po' me l'aspettavo e non mi aspettavo l'ennesimo miracolo da parte loro, però addirittura perdere 55-0. Insomma, certo, contro l'Inghilterra l'Italia non ha praticamente mai vinto al femminile, parlo ancora. Però di sicuro, ripeto, perdere 55-0, tanta roba in negativo in questo caso. Mamma mia, che batosta! Si vedeva proprio che le inglesi combattevano su ogni pallone. L'Italia cercava di far qualcosa, ma purtroppo per limiti suoi e anche per bravura delle avversarie non ce l'ha fatta. Soltanto un'occasione poteva, secondo me, riaprire in modo abbastanza clamoroso la partita. Intorno al 20° minuto, in quel contropiede fantastico sulla destra, poi purtroppo, grazie a un passaggio non perfetto da parte delle nostre atlete, si è spenta lì l'azione. Per il resto, che cosa vogliamo commentare? Un dominio interamente inglese, ali fantastiche, le loro, veramente, andavano come se non ci fosse un domani, perforavano la difesa azzurra come niente, e quindi ne è venuta fuori questa sconfitta molto netta, 55-0. Non, questo però non toglie il fatto che l'Italia al femminile del Sei Nazioni stia facendo un Sei Nazioni fantastico. Come invece non posso dire la stessa cosa dei maschi. Almeno loro i maschi hanno fatto un paio di mete, le hanno fatte, perché comunque il punteggio parla chiaro. 57 a 14 a Twickenham è finita così per gli inglesi. Soltanto che l'Italia comunque ha fatto un paio di mete, addirittura la prima è nata subito dopo quasi la prima meta inglese, quindi c'era anche una situazione di parità dove forse pensavamo che magari si poteva fare un miracolo, poteva andare in una direzione diversa la partita, e invece dopo neanche i 30-40 secondi gli inglesi andavano subito in meta a fare la loro seconda meta. E per poi dilungare fino alla fine del match e vincere e praticamente ipotecare i Sei Nazioni 2019. Manca praticamente la prossima giornata per definire la classifica definitiva di questo Sei Nazioni 2019. Però veramente un'Italia al maschile che delude ancora, siamo a 21 sconfitte consecutive, un'Italia femminile che invece deve accantonare questa partita molto velocemente e pensare subito alla prossima, quella contro la Francia, una partita in cui secondo me l'Italia femminile potrebbe dire la loro, potremmo ancora una volta assistere a una grande prestazione delle azzurre. Per quanto riguarda i maschi, secondo me, contro la Francia potrebbe essere la partita buona, tra virgolette, per sfatare sto tabù delle vittorie e sconfitte consecutive. Speriamo bene. Non sono molto convinto di questo, sono un po' più convinto sulle ragazze e non sui maschi, però sinceramente questa giornata, ragazzi, questo weekend di rugby non è stato assolutamente positivo per il movimento e il pensiero che l'Italia debba ancora esserci in questo torneo affievolisce sempre di più i nostri pensieri. E niente, per il rugby ho finito qui perché sinceramente commentare il resto non serve perché se avete visto le partite anche voi avete capito un po' com'è andata la solfa. E niente, allora ci vediamo alla prossima partita dell'Italia, l'ultima di questo Sei Nazioni 2019. Incrociamo l'Inter e speriamo bene
che la prestazione sia di un'altra, sia un altro tipo di prestazione rispetto a quella che abbiamo visto questo weekend contro l'Inghilterra. E ci vediamo quindi al prossimo video. Oh, e restate sintonizzati perché in questi giorni usciranno tanti video. Questo weekend sono ripresi tantissimi sport. Ciao a tutti, ragazzi!